Io penso che dobbiamo dire ai veneti che andare a votare sì a un referendum per l'autonomia non vuol dire farsi una tessera di partito, perché chi è di sinistra, di destra, di centro, della Lega, è grillino, comunque se sta in Veneto non può che essere autonomista. Il 2016 sarà dunque l'anno del referendum per l'autonomia del Veneto, lo ha dichiarato il presidente Luca Zaia in occasione dell'incontro di fine anno con la stampa. La vittoria davanti alla Corte Costituzionale, ha sottolineato il governatore in riferimento al pronunciamento della consulta sul ricorso del Veneto contro la legge sul blocco delle assunzioni per le regioni, pone il primo mattone della pietra miliare da cui inizia la sfida autonomista del Veneto. E in occasione dell'incontro di oggi, Zaia fa gli auguri ai cittadini veneti. Lasciamoci questo anno alle spalle, auguro a tutti salute, serenità e che si possa avere un grande anno, un grande 2016, che ci permetta anche di dare tante risposte. Il mio pensiero non può non andare ai 145.000 disoccupati che in questo momento vivono l'ansia di non trovare lavoro e ovviamente a tutti i risparmiatori, i piccoli risparmiatori, spesso magari capita anche truffati e vittime di prodotti finanziari che non erano per loro e che comunque pagano il conto di quello che è accaduto in Popolare di Vicenza e Veneto Banca.